diceva che appunto con la Lega poteva essere fatto soltanto un governo di scopo. Sì, è quello che penso. Nel senso che le differenze sono talmente radicali di carattere culturale, di carattere politico, che è evidente che una maggioranza allargata anche a una destra, oggi convertita improvvisamente sulla via dell'europeismo, ma che ha scelto nel tempo delle politiche molto chiare di antagonismo all'idea dell'Europa che abbiamo noi, ma anche alla concezione dei diritti umani che abbiamo noi, all'accoglienza dei migranti, con cui ci sono delle differenze sulle politiche pubbliche, sulle politiche sociali, sulle politiche fiscali. Noi sosteniamo lealmente questo governo, che è un interesse del Paese avere presto in carica nella pienezza delle funzioni, e diventa ragionevole, dal mio punto di vista, insomma, a titolo personale, considerarlo ovviamente un governo di scopo, viste queste differenze così profonde marcate. Questo voto, dal punto di vista, vi rassicura? Il voto ovviamente dei 5 Stelle su Rousseau, il voto, l'esito positivo, oppure di fatto anche le spaccature che sono emerse in casa dei 5 Stelle rischiano quantomeno di rendere meno compatto il fronte della vecchia maggioranza? No, ma io penso che quando un partito, un movimento politico discute è sempre un fatto positivo. Io penso che il problema nasce quando ci sono partiti granitici nella loro compattezza. Anche noi discutiamo, il Movimento 5 Stelle è di fronte ad una prova di ulteriore maturazione e questo è certamente un fatto positivo. L'esito mi sembra comunque chiaro e quindi sarà una maggioranza nella quale noi entreremo con il Movimento 5 Stelle, con l'EU, cioè con le due componenti della precedente maggioranza che hanno avuto un atteggiamento di assoluta lealtà e collaborazione e credo che debba continuare anche in vista del turno amministrativo molto importante che ci sarà. Se Salvini entrasse nella compagine di governo? Non lo so, non ho idea. Dovesse essere affidata alla Lega un dicastero? Ma no, ma non sappiamo neanche quale sarà la formazione, si discuterà al momento opportuno.